Poi giustamente diceva sempre sul piano teologico il professor Rinaldi, guardate che questa concezione di Schleiermacher può fare molti danni, perché se si va a questo sentimento di interiorità nel mondo teologico, quindi anche di una dottrina religiosa, e un po' si rischia di scadere nell'arbitrario. Io vengo dal mondo giuridico, che non ha bisogno di dogmi, e anzi i dogmi li soffre e li vive con sofferenza, e ne paghiamo poi noi tutti, consapevolmente o non consapevolmente, le conseguenze. Quando si ritiene di giungere ad un sapere assoluto, può forse non farsi male a nessuno. Quando si ritiene di raggiungere una giustizia assoluta, si può condannare a morte, tagliare le teste. Quindi, ecco, il mondo giuridico da cui provengo come formazione è quello dominato, al contrario proprio, che il mondo, forse è così indicato dal professor Rinaldi nelle concezioni teologiche, è dominato da un formalismo giuridico che fa capo nel Novecento a Kelsen, ma che è una tentazione sempre pronta del pensiero giuridico, certo per limitare l'arbitrio soggettivo, ed è un punto su cui bisogna sempre tornare, e però costringe una concezione del diritto che viene esaurito nel diritto posto, nel diritto positivo. Ma l'ordinamento giuridico positivo a questo punto può avere qualunque contenuto. Lo stesso califfato dell'Isis pretende lo statuto di un riconoscimento statuale, e quindi la legalità dell'Isis, non ancora formalizzata, potrebbe essere la nostra legge, come è stata in passato la legislazione razziale, la esclusione delle donne dal voto e quello che conosciamo tutti. Quindi occorre avere attenzione a questi due poli. Certo, Schleiermacher, per la sua strada, forse anche per una risposta a un modo formalistico a sua volta di intendere Kant, che non è l'unico, quindi della esteriorità della legge, pone l'accento sulla individualità del sentimento, non granché, anche se in molti passaggi nomina, soprattutto nei monologhi, nomina la centralità dell'altro. Non arriva, ci arriverà Hegel, e con la più grande consapevolezza, alla questione del riconoscimento. Schleiermacher nomina questo essere esistenzialmente radicati in una finitudine, che è quella umana dell'intersoggettività, della comunità. Non nega il rinvio all'infinito, anche se lo intende certo diversamente da Hegel, parla appunto di questo gusto per l'infinito, ma noi, questo è il mio piano, nelle relazioni giuridiche siamo senz'altro in un piano di riscontro con la finitudine del tempo e dello spazio che abitiamo. Poi c'è questa ulteriorità che non mi sento di nominare, non certo sul piano della giuridicità. Sul piano della giuridicità però una ulteriorità c'è, e più che di infinità vorrei forse meglio nominarla come inesauribilità. La legge è inesauribile perché è inesauribile l'interpretazione della legge, ma l'interpretazione della legge può avere attenzione alla sua lettera, la critica agli omnes legales, oppure allo spirito. Ma lo spirito della legge non sta nella legge, sta al di là della legge, sta laddove il diritto alla sua genesi, ma il diritto alla sua genesi nella intersoggettività è un'esigenza concreta che sorge dell'avere a che fare dell'io con il tu, in una però non possibilità di una soluzione dei conflitti a partire da me o dall'altro. C'è bisogno di questa dimensione che uno degli interpreti di Hegel, Kojeb, chiama la dimensione della terzietà. Certo, a una lettura eterodossa Kojeb di Hegel, e però certo coglie in un lavoro Linee di una fenomenologia del diritto come il diritto non coincide né con la decisione dell'io, quindi si scalza dall'arbitrarietà, dal rischio dell'arbitrarietà, né con la decisione del tu. C'è questo iniziale, già sempre presente, riferimento al terzo, che assume poi le forme concrete del terzo giudice, del terzo
magistrato, ma anche le forme di cieco cieco del terzo legislatore e del terzo forza pubblica, polizia. Un passo più avanti. Il terzo giudice o terzietà dell'unico giudice? Perché se non di giudici ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti e c'è. Si chiama procuratore, l'altro si chiama. Il giudice è colui che giudica, il procuratore è una funzione giuridica importante, sempre terza, quindi imparziale e disinteressata, ma che non dà poi, non prende la decisione. Procuratore terzo? Dovrebbe, per statuto. Beh, non nell'ordinamento italiano. No. Ah, ma allora parliamo di una cosa da riformare. Tutti comunque, ecco, su questo aspetto della terzietà giuridica voglio, poiché lì mi sono formato e continuo a formarmi in questa fase della mia esperienza, un passo ulteriore viene compiuto da Bruno Romano quando, anche a partire da studi su Hegel, sul riconoscimento, su Fichte, che viene ricordato da Fichte viene affermato da Fichte nel diritto naturale. Attenzione, il diritto non è un fenomeno secondario dell'esistenza, il diritto, dice Fichte, è condizione dell'autocoscienza, perché garantisce il singolo nel suo poter essere libero nella relazione con l'altro. Se posso aggiungere solo una parola, uso un termine che ha coniato, che è molto preciso, Vernunftrecht. Diritto razionale. Diritto razionale. Che dice è meglio che natura recht, diritto naturale, perché si fonda sulla libertà e non sulla natura. Sì, perché è sempre ambiguo parlare di un diritto naturale, si potrebbe tornare alle considerazioni del professor Scholz sulla philosophy of mind, che potrebbe benissimo essere trasfuso in norme di un diritto naturale già sempre iscritto nei nostri impulsi e movimenti sinaptici neuronali. Ma ecco, il passaggio ulteriore che forse è un po' convince, almeno a me convince, e questo legame, lo citavo all'inizio con Binswanger, che si riferisce proprio a Schleiermacher, di questo legame tra il nomos, inteso come il fenomeno giuridico, il diritto, anche nella sua idealità, ma poi anche nella sua concretezza normativa, al logos, qui non inteso come una ragione pura, ma intesa come una parola che si fa dialogo. E Bruno Romano appunto ha individuato questo elemento simbolico del linguaggio attraverso studi anche della psicanalisi, con riferimento anche a Jacques Lacan, per cui c'è una trialità del linguaggio che subito però poi nella relazione concreta si fa terzietà del diritto. È impossibile o non convince parlare di una giuridicità che neghi se stessa, cioè la sua genesi, che sorge nella comunità che è sempre per statuto una comunità dialogica. Fattualmente, dice Hegel, l'altro può essere escluso, ma non costitutivamente. Hegel dice il diritto non è il fatto. Il fatto è una modalità escludente. In Hegel c'è questa luce che vede nel diritto questa possibilità che sempre si attua. Poi certo, appunto, l'attenzione precisa di Schleiermacher è quella, o comunque quel che di buono possiamo prendere dal suo pensiero, è quella di riattivare quel che rischia di spegnersi nella dimensione formale della giuridicità, che, di cui si ha esperienza se si frequentano i tribunali, se si frequentano le facoltà di giurisprudenza, ma poi i giuristi girano ovunque, non è che restano chiusi. Ed è quella attenzione a questo sentimento di giustizia che non vuole significare altro che questa attenzione alla qualità delle relazioni, della relazione con l'altro. La relazione con l'altro può essere di esclusione, sei donna, sei di una religione diversa dalla mia, eccetera, oppure, e quindi può essere un atteggiamento qualitativamente violento, formativo, fondativo del male sociale, come lo chiama Schleiermacher, oppure può essere appunto di riconoscimento. Questo è un passaggio che in effetti Schleiermacher non compie fino in fondo. Io ritengo che appunto la verità venga da ovunque, ma poi nessuno, qualcosa sempre manca, si dice la verità per essere detta, almeno la verità esistenziale, coesistenziale. Poi certo ci sono delle verità scientifiche, le faceva riferimento il professore a Galileo. C'è quindi questa attenzione da parte che mi proviene dai miei studi
su Schleiermacher, ha una dimensione, se non passiva, certo opatica, e cioè una attenzione certo al dato formale della legge, che va riempita però tramite l'impegno infinito, dice Schleiermacher, dell'interpretazione, va riempita di un contenuto di senso. Questo è il rapporto, poi si può dire classicamente, tra lo spirito e la lettera della legge. In questa direzione, con la sua ermeneutica generale, ma poi che può essere letta anche per la testualità giuridica, e questa è la possibilità aperta da Schleiermacher in molte sue opere. Punto. Non ho attenzione, non è nelle mie possibilità, e confesso neanche nei miei interessi di studioso, per quanto riguarda l'itinerario teologico, per cui condivido ogni suo, non posso non condividere ogni suo rilievo. E però quel che di buono c'è è appunto questa consapevolezza che l'interpretazione non può che essere qualcosa che va al di là del testo, per tornare alla sua genesi, possiamo anche dire al suo fondamento, un fondamento infondato, senza richiamare Heidegger, senza richiamare le questioni sul principio di ragione sufficiente di Leibniz, è infondato perché incondizionata è la libertà. La libertà è mia, ma è anche dell'altro. Non si può quindi scadere poi, in fondo, argomentativamente, in modo convincente, in una più forza dell'uno rispetto alla meno forza dell'altro, perché si è in questa condizione di iniziale e poi sempre da mantenere uguaglianza esistenziale, una uguaglianza che il diritto è chiamato a garantire, a custodire, custodendo al contempo però la possibilità per ognuno, come dice Schelling, richiamandosi e commentando Schleiermacher, ad essere se stesso. Questo è il diritto primo. Il diritto ad essere se stesso non può, con questi presupposti, o comunque bisogna impegnarsi a che non scivoli in un diritto che arriva fino a dove arriva la mia forza, come dice Stirner, ma come dirà poi anche lo stesso Nietzsche. Nietzsche dice: il diritto non è altro che questa capacità di rendere eterno un mutevole rapporto tra potenze, ma questo è un far scadere la dignità delle donne e degli uomini ad una relazione di forza. Neanche tra gli animali è così. Hobbes lo dice anche meglio. Hobbes lo dice anche meglio. Volevo aggiungere qualcosa anche sul tema del sentimento in generale, non necessariamente con il rapporto storico a Schleiermacher. E com'è con il sentimento del male? Cioè, se si fonda la morale sul sentimento, no? Presupponiamo un sentimento del bene negli uomini, la nostra uguaglianza per la finitudine dell'essere umano e così via, però non tutti pensano così. Ci sta che invece non ha un sentimento del bene, ma un sentimento del male, sentimento di odio, di distruzione. Ci sono anche i cattivi sentimenti. Cioè, il sentimento è un... E che qua, poi magari nella discussione plenaria avrei qualche dubbio su un sentimento attivo, ma ne parleremo nella discussione plenaria. In genere, diciamo, il sentimento è visto come qualcosa di dato, di passivo, di che è un dato di fatto, ma non è detto... Cioè, nel momento in cui noi parliamo del sentimento, e già implicitamente, ponendolo a fondamento della morale, intendiamo un sentimento del bene. Questa già è un'operazione concettuale, non è più sentimento, perché il sentimento come tale è al 50% il sentimento del bene, al 50% il sentimento del male. Se noi invece operiamo questa distinzione, diciamo no, ma il sentimento del bene ci fonda la morale, è un'operazione concettuale, non è più sentimento. Questo, diciamo, ripeto, non necessariamente in rapporto a Schleiermacher, di cui non ho una conoscenza approfondita come fosse quella di altri filosofi, ma proprio in generale anche per la fondazione di un'etica attuale, diciamo. Ecco, uno. Due, l'altro punto che mi sembrerebbe meritevole di essere approfondito, ho notato la mancanza, ma non nella sua relazione, cioè in generale, diciamo così, di riferimenti storici, nel senso che per Hegel il bene poi alla fine è il bene vivente, cioè c'è la Sittlichkeit, c'è il concetto della Sittlichkeit che viene naturalmente esposto nella filosofia dello spirito oggettivo, che quindi, diciamo, è qualcosa di concettuale necessario, che deriva dal rapporto necessario dei concetti di cui abbiamo parlato ieri, questa successione delle categorie che è autonoma e così via. Poi c'è il bene come bene vivente, cioè nel senso che nella storia poi questa Sittlichkeit si è realizzata,
perché noi viviamo in un mondo storico che comunque è già un mondo sittlich, ha già una sua sittlichkeit, no? Quindi lo definisce il bene vivente, ecco. Quindi diciamo così, un bene che noi già siamo nella sittlichkeit, non è che noi ne siamo fuori, già siamo in una civiltà, un'epoca storica che ha, per quanto ci è riuscita, nonostante tutti i problemi, delle difficoltà, ha comunque realizzato questa sistrica, parzialmente, naturalmente, non siamo soddisfatti, andiamo avanti, ma già ci siamo, non è che siamo in uno stato di natura, messo che gli uomini ci siano mai stati. Quindi diciamo così, qual è la posizione, diciamo, di Schleiermacher, sua, diciamo, a questo aspetto storico. Infine, proprio una richiesta a lei, chiedete qualcosa in più, che mi sembra un tema molto interessante e che forse ci porta appunto più avanti, ci potrebbe portare più avanti sia rispetto a Schleiermacher che rispetto a Hegel, proprio all'epoca attuale, diciamo, il tema del riconoscimento, che mi sembra oggi sia un tema fondamentale. Ecco, diciamo, questo forse può dire qualcosa in più. Grazie. Sì, io intanto ho piacere che ci si senta esistenti in un mondo che realizza il bene vivente. Questo è contraddetto dalla realtà, perché il bene nel mondo della nostra finitudine, senza negare alcun riferimento all'infinito e all'assoluto, è sempre attraversato, lo dice Kant, lo dice, è un'osservazione che va sempre ripresa, dal male radicale. Il male è radicale perché se fosse sradicato non ci sarebbe la libertà, non ci sarebbe la possibilità della scelta tra il bene e il male. Io non so se il bene si sia realizzato, il bene è incompibile nella storicità, nella sua pienezza. Il bene si compie di volta in volta quando viene scelto, ed è sempre una dimensione spirituale, certo non naturale. Anche per Nietzsche il bene può essere vivente, e il dire sì alla vita, all'accadere, che poi si realizza in concreto con l'affermarsi della forza più forte. Cioè la giurisprudenza, no? Il bene è nella giurisprudenza, o è nell'esercizio? No, nel mondo concreto poi il bene si fa, ecco il riferimento forse importante di Schleiermacher al concetto di virtù, che certo non si inventa da solo, però appunto il bene è nella scelta di volta in volta compiuta, ma il bene si oscura nella nostra capacità rivelativo-comprensiva della realtà. Certo, dice Tommaso, ma prima ancora Aristotele, è sempre il bene quello che voglio. Anche il Marchese de Sade vuole la realizzazione del bene, il bene suo però. Il riferimento è qui invece ad un passaggio ulteriore, quella, richiamando ancora Kant, alla universabilità, alla possibilità di rendere universale gli esiti, rendere universali gli esiti della mia azione. C'è Foucault che in un passaggio si richiama a Cassiano, che parla della verbalizzazione, quindi del mettere in parole i propri pensieri. Ci vengono continuamente, siamo aggrediti da una serie confusa di pensieri, pensieri buoni, pensieri cattivi, pensieri malvagi, e però c'è la prova della luce. Il male si rifugia nel buio, non si lascia verbalizzare, c'è una priorità, ma lo dice Hegel in maniera esemplare, dell'essere del bene sul male, c'è una priorità perché prima, ad esempio, poi che mentire, occorre avere una conoscenza, o si può forse anche qui abusare del termine, un sentimento della verità, altrimenti non starei mentendo. C'è un prius che premia il contenuto del dovere, poi anche del dovere giuridico. Non sono neanche convinto che ci sia una statistica del bene e del male, un 50% di bene o un 50% di male. Certo, c'è una scelta, una presa di posizione del singolo che può essere indirizzata al bene, alla realizzazione del bene oppure del male, in termini specificamente giuridici dell'atto ingiusto che transita ferendo la singolarità dell'altro, oppure una scelta che va verso
una giustizia sempre concreta, sempre di volta in volta da attualizzare. Non sono granché soddisfatto da una visione che immobilizzi la realtà esistenziale, e soprattutto mi riferisco poi alla realtà giuridica, in un bene vivente. Chi, dice Camus, giudica assolutamente in un verso o in un altro, condanna l'umanità assolutamente. Si apre ogni possibilità se con appunto un fondamento arbitrario. Cioè, questo problema invece dell'universalità con cui dobbiamo fare i conti, la dimensione universale è la misura di una dell'insopprimibile infungibilità della scelta personale. Senza questa misura siamo al di là del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. I riferimenti storici non attengono alla mia ricerca, e però certo la questione del riconoscimento, che è stata nominata, è centrale in Hegel, già prima aveva aperto in questa direzione lo stesso Fichte, e appunto come scrive Bruno Romano, il riconoscimento a partire da questa apertura hegeliana non ulteriormente migliorata poi nel pensiero, e questa attenzione al riconoscimento, il riconoscimento è la relazione giuridica fondamentale, perché disconoscere l'altro significa negarne la dignità che il diritto è chiamato a garantire poi nella sua realtà concreta. Queste sono alcune possibili considerazioni. Il momento sulla idea ha detto moltissime cose, tutte molto interessanti, non si possono isolare, ma io ne isolo una. La prova della luce, cosa intende? A me ha fatto pensare che nei precetti del giure ce n'è uno che è principale, il primo, che dice oneste e libere. L'onestà significa dantescamente trasparenza, non significa che sei una persona onesta, sono una persona onesta, piuttosto significa che sei trasparente, non ti rifugi nel buio, che poi è una metafora platonica, quella del mare che si nasconde. E quello cosa vuol dire prova? C'è la prova della luce, sembrava la citazione di qualche cosa che io non conosco, di un contesto. No, una mia originale espressione, mi ha aggredito così, certo dietro c'è la questione della. Altero non vedere sum cuique tribue, cioè riguarda sempre gli altri, ma prima ce n'è uno che riguarda me, ma sempre relazione me, sempre relazione all'altro, oneste vivere nella comunità, iuris precepta sunt, oneste vivere appunto, e questo richiamo ancora una dimensione virtuosa, senza però abusare di questo termine, senza poter adesso richiamare questione della rete, della virtù, ma oneste vivere, perché si lega alla questione della luce, del fos, è un'espressione metaforica, appunto perché il bene, appunto con Platone, ha questa possibile rappresentazione con la luce. Certo, noi non conosciamo la luce se non in contrapposizione al buio. La capacità umana ha questa possibilità di giungere alla conoscenza soltanto tramite la comparazione. C'è quindi una scelta per la luce che però deve essere sempre sottratta al buio, è una espressione così metaforica che però credo faccia intendere il senso di una scelta che può essere universalizzabile, che si lascia in trasparenza vedere. Legata alla radicalità del male, cioè alla visione teorica. Non si può sradicare il male, ma si può scegliere di non sceglierlo, di non praticarlo, di non realizzarlo, oneste vivere, e poi attribuire a ciascuno il suo. Ma anche nelle, qui ogni volta occorre però confrontarsi con i contenuti, anche i precetti della giuridicità che Ulpiano immortale nel digesto, oneste vivere e alterum non ledere, poi appunto dare a ciascuno il suo, anche non so se a Buchenwald c'è questo riferimento a ciascuno il suo, a ciascuno la sua camera a gas. Occorre quindi avere attenzione alla qualità dei contenuti, anche dei precetti, che altrimenti si svuotano di senso. Occorre avere
occorre avere una, mettere in opera un impegno, ed è quello del, per quel che mi riguarda, del giurista, ma credo di ognuno poi, di fare un passo sempre al di là della lettera. La lettera uccide, lo spirito vivifica. Se non ci sono altri, volevo fare qualche commento su questa sua rete, mi sembra, e dia spazio anche la possibilità di trovare una convergenza tra le nostre prospettive. Se lei dice anzitutto che riconosce una certa debolezza speculativa nella concezione teologica di Schleiermacher, che per me è, possiamo completamente andare d'accordo, e se insiste però sull'interesse di questa sua concezione giuridica, e anche su questo io non ho poco da, avrei più da obiettare sul problema di sviluppare una filosofia della sintetica e dell'eticità con un fondamento categoriale preciso. Questo mi sembra non si trovi in Schleiermacher, ma per quanto riguarda il suo orientamento fondamentale mi sembra ci siano dei punti significativi su cui andiamo d'accordo, e quello che lei ha messo bene in rilievo, l'esigenza di subordinare, se non altro in prospettiva, la sfera del diritto astratto a quella dell'eticità. Cioè il diritto è uno strumento diverso dalla moralità, dalla virtù, ma non ha un senso, non ha un vero significato se non serve a realizzare appunto questi obiettivi, e quindi la conseguente polemica contro il formalismo giuridico. Questo mi sembra molto importante, perché questi giuristi veramente sbagliano in questo, perché trasformano il diritto in un aggregato di fatti. I decreti sanciti da un'autorità positiva. E poi, mentre da un lato, in quanto positivisti giuridici o formalisti, che è lo stesso, perché quando gli dicono il diritto è una forma astratta, poi il contenuto è sempre il fatto positivo. E quando, da un lato, quando uno parla di metafisica o di filosofia dell'assoluto,